Buongiorno ragazzuoli e benvenuti sul canale, signori. Oggi siamo a giovedì 18 febbraio 2021 e ovviamente siamo su Fortnite per vedere le novità del negozio oggetti di Fortnite. Andiamo subito a vederle, clicchiamo su negozio oggetti e come sempre vi ricordo in basso a destra trovate questo pulsantino bellissimo supporto a un creatore, ci cliccate sopra ragazzuoli e scrivete dentro il codice Lord Creamor, scritto Lord Creamor così come lo leggete qua, è un codice della Epic Games, quindi funziona sullo shop di Fortnite, sullo shop di Rocket League, che sullo shop di altri giochi, ma lo potete usare anche nel sito della Epic Games per acquistare dei giochi. Se usate questo codice creatore supporterete in parte il canale con i vostri acquisti. Premete il tasto accetta e andate a shoppare, ma andiamo a vedere cosa ci propone oggi il negozio oggetti di Fortnite. Oh, e vediamo gli oggetti in evidenza. Abbiamo l'agente del caos, l'abbiamo già visto, è molto bello, c'ha due stili diversi, questo qua e questo senza maschera, molto figo. È un costume epico, mina l'ordine dalle ombre, molto carino. E abbiamo anche il suo dorso decorativo, che è appunto la camera della melma, che è sta schifa che c'ha poi in faccia, una roba brutta. Trattieniti, fa parte del set giudizio finale definitivo, costa 1500 V-Buck e a me piace molto come skin. Poi abbiamo la falce del caos come strumento di raccolta, giustamente, guardate quanto è schifosa, raccogli il caos, tutta piena di melma caotica, e costa 800 V-Buck, anche questa mi piace molto. Io stamattina ho il naso otturato praticamente, scusatemi ragazzi. E abbiamo anche la copertura rara, melma nera, mostra il tuo stile, molto carina questa qui, è animata e costa 500 V-Buck. E poi abbiamo delle emote, serie di icone, Smith, Hope Tweet, prima apparizione capitolo 2, stagione 4, molto carina, purtroppo non sentiamo la musica perché evidentemente c'è il copyright e quindi io non la posso sentire. E la vediamo saltellare felice la nostra tipa. Andiamo avanti. E abbiamo, attenzione, un costume leggendario, la regina dei ghiacci. Molto, molto figo. Lunga vita alla regina, fa parte del set Regno dei Ghiacci, prima apparizione stagione 7 e c'ha degli stili sbloccabili che andiamo a vedere. Attenzione perché abbiamo ben 4 stili. Allora c'è quello blu, poi abbiamo lo stile nero, molto molto bello, sopravvivi a 1000 avversari, che figata. Poi abbiamo questo qua che è lo stile argento, sopravvivi a 5000 avversari, molto molto carino. E poi per finire abbiamo lo stile oro, sopravvivi a 10000 avversari, bellissima questa skin, mi piace tanto. E insieme a lei abbiamo anche il dorso decorativo Yakulei di ghiaccio. Attenzione, Yakulei di ghiaccio, eccolo qua, pure lui c'ha gli stili, sempre 4 stili, quindi abbiamo stile blu, nero, argento e oro. Molto molto carino, molto carino. E ovviamente vi danno anche le missioni, gli incarichi della regina dei ghiacci. Tutto questo costa 2000 V-Buck, ci sta, mi piace. Poi abbiamo anche il suo strumento di raccolta, il glaciatore gelido, fa parte del set Regno dei Ghiacci, è molto bello questo scettro, che poi insomma è un piccone ma in realtà è uno scettro, costa 800 V-Buck. E poi abbiamo di nuovo lui, Carlino, il nostro cagnetto carino con ben 3 stili diversi, ma guarda che faccetta caruccia che c'ha questo, mi piace troppo, con il suo dorso decorativo che è leccaciotola, sta ciotola sporca schifo, madonna sta ciotola però fa proprio schifo, è tutta sporca, guarda si muove pure il cibo, che schifo. Va bene, costa 1500 V-Buck, ci piace Carlino. E poi abbiamo un dorso decorativo non comune, sacchetto per il cane, sempre di Carlino ovviamente, costa 200 V-Buck. E poi abbiamo, attenzione, uno strumento di raccolta, il giocattolo da masticare, un osso gigante, è un femore di un elefante, non lo so. Tesoro dissepolto, fa parte del set Bao Gang, 500 V-Buck. E poi abbiamo una copertura non comune, Bao, mostra il tuo stile a 300 V-Buck, carina. Insomma, cose molto interessanti, ragazzuoli. E poi abbiamo le offerte di ogni giorno, attenzione che c'è uno che mi piace, è Sanctum. Attenzione, un costume epico, guardiamolo un po'. Molto carino, molto carino. Mi aspettavo qualcosa di più. Effettivamente, però, sembra caruccio. Calma il tuo cuore a 1000. Fa parte del set Congrega Notturna. 1500 V-Buck e in più il dorso decorativo che è il mantello della Congrega. Carino questo mantello. Guarda come si accartoccia. Guarda come bello. Guarda che figo. Bellissimo. È molto bello. Sì, sì, si glitcha un po', ma. Carino questo. Aspetta, sto a fare una roba brutta. Ok, lo devo accartocciare intorno al mantello. Vabbè, basta. Costa 1500 V-Buck, andiamo avanti. Poi abbiamo passo doppio, emote rara da 500 V-Buck, uno non basta, molto molto carina. E poi abbiamo il pattugliatore del faro, un costume non comune, pazienza e concentrazione vincono la partita, 800 V-Buck, molto carino. Poi abbiamo giustamente il gancio slice, strumento di raccolta, ferro da golf bellissimo, sempre dritto fino al green, 500 V-Buck.
E ancora, ricognitore della giungla, un costume non comune, prima apparizione stagione 2. Trova il percorso verso la vittoria, 800 V-Buck, è un po' sporca questa tipa, giustamente nella giungla. E poi abbiamo fuori di testa, carine queste offerte. E torniamo al bundle Flash, signori, meno 900 V-Buck, attenzione. Abbiamo lui, The Flash, Barry Allen, l'uomo più veloce del mondo. Guarda quanto è fatto figo questo costume, guarda, è molto bello. Molto molto carino. Poi abbiamo la forza della velocità come dorso decorativo, che è reattivo, signori, attenzione. In più abbiamo il suo strumento di raccolta, i laceratori di forza della velocità, roba eccezio fantastica proprio. Poi abbiamo l'emote, queste emote mi piace un casino, molto carina. Bocconi al volo, corre, fa un sacco di roba, molto bello. E poi la schermata di caricamento, il mio nome è Barry Allen. Tutto questo a 2200 V-Buck anziché 3100. Oppure come sempre possiamo prenderli separatamente, quindi The Flash più il dorso decorativo a 1500, il boccone al volo come emote a 400, i laceratori di forza della velocità come strumento di raccolta a 1200, costano sti cosi, costano ragazzi, insomma, tutto molto carino. Ma andiamo avanti perché abbiamo Tron Legacy, andiamo a vedere, e abbiamo lui Light Cycle, bellissimo deltaplano, molto carino, raro. La migliore amica dei guerrieri della griglia, 800 V-Buck. E poi abbiamo tutta una serie di costumi rari che includono due stili, con il casco e senza casco, più dorso decorativo che diventa anche strumento di raccolta quando lo tirate fuori, insomma una cosa molto figa. E abbiamo nell'ordine Packet, poi abbiamo Firewall, poi Proxy, Datapath, Cypher. Quelli femminili sono ancora più belli secondo me, guarda che bello il caschetto, molto figo. Poi abbiamo ancora Command Line, Upload, Bitstream, Bandwidth, insomma, molto molto carini. Ma andiamo avanti perché abbiamo Armadietto Cypher Puk, questo qua. Bundle Armadietto Cypher Puk, risparmiamo 1800 V-Buck e attenzione perché abbiamo un costume non comune, scatenata, molto carino, pronta per la lotta, prima apparizione stagione 10. Poi abbiamo uno strumento di raccolta raro per un pelo, un piccone alla moda con punte avvitabili, molto carino anche questo. E poi abbiamo lui, raga, deltaplano super mega iper leggendario fantastico eccezio fantastico stupendo, guarda sto dragone assassino, bellissimo. Belli, cavalca il drago, bello, bello, bello. E poi abbiamo una copertura animata che è Arde Luminoso, copertura rara molto figa, veramente. Tutto questo a 2003 anziché 4100. Oppure li prendiamo separatamente, quindi abbiamo lei da 800 scatenata come costume, insomma, non comune, ci sta. Poi abbiamo il picconazzo da 800 per un pelo e va bene. Poi abbiamo lui 2000 V-Buck, il deltaplano super mega leggendario, figo. E poi abbiamo la copertura Arde Luminoso che costa 500 V-Buck. E finalmente arriviamo ai pacchetti, ragazzuoli, i nostri mitici pacchetti a tempo. Abbiamo lei, il pacchetto Diva Diamantina, 3,99€, che ci dà Diva Diamantina, costume raro molto carino, guarda quanto è bella. Poi abbiamo il suo dorso decorativo, il pacchetto Splendida, anche lei molto carino. La sua lama a 6 carati come strumento di raccolta e per finire 600 V-Buck in omaggio a 3,99€. Ci piace questo pacchetto. E poi abbiamo il bundle Ride Bene Chi Ride Ultimo, signori, attenzione, 29,99€, vi danno anche 1000 V-Buck. E inoltre vi danno Joker, tre stili selezionabili, normale, giacca e cappello e senza cappello. Poi abbiamo Poison Ivy, attenzione, erborea e normale, insomma umana e verde, non so come si chiama. Poi abbiamo lui Remida, skin leggendaria senza casco e con il casco, molto carino. E poi abbiamo dei dorsi decorativi, il florilegio che è questo qua, poi abbiamo il ghigno di morte animato che è questo qua. E poi abbiamo un dorso decorativo leggendario, l'emblema di Mida, il suo mantelletto figo, guarda che bello, molto caruccio. E poi strumenti di raccolta, l'incoronatore, molto bello, l'ascia d'edera, anche questa è carina, il tiro mancino, molto molto carino. E poi la vendetta di Joker, che è bellissimo, questo è proprio bello, guarda che figo. E per finire ragazzoli, la scia pesca una carta, guarda che caruccio, 29,99€ più 1000 V-Buck, secondo me ci sta tantissimo. E come sempre andiamo a vedere, ragazzuoli, la crew di Fortnite, l'abbonamento mensile che a 11,99€ vi dà ogni mese il pass battaglia incluso,
il pacchetto crew mensile incluso, che questo mese contiene il costume, lo stile, il dorso decorativo, il piccone, la schermata di caricamento di V. Inoltre vi danno anche 1000 V-Buck tutti i mesi, e se avete fatto già il pass battaglia ve lo rimborsano ridandovi indietro 950 V-Buck. È una cosa molto figa, 11,99€. Ma se vi è venuta voglia di shoppare tutta questa roba, prima di shoppare la cazzola in basso a destra cliccate qua, codice creatore supporta un creatore, scrivete Lord Creamore, scritto Lord Creamore, premete il pulsante accetta e shoppate tutto quello che volete. Lo potete usare anche sul sito dell'Epic Games per comprare giochi, in altri giochi, insomma dove vi pare. Ragazzuoli, io spero che questo video dello shop di Forte vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, spolliciate, condividete il video del canale sui vostri social, e se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina. Vi ricordo inoltre che sotto tutti i video trovate tutti i miei link per seguirmi da tutte le parti, su YouTube, sul sito Viola, su Instagram, su Discord, insomma dove volete. Andate su www.creamore.it e là trovate tutto quello che vi serve. Detto questo ragazzuoli, io mi fermo qua e vi do appuntamento sempre oggi, sempre sul canale, per nuovi video e nuove live. Ciao ragazzi!